Comprendere la salute finanziaria e operativa di un'azienda è fondamentale. Questa conoscenza consente di prendere decisioni informate a tutti i livelli. Raccogliendo e analizzando i dati rilevanti, le aziende ottengono un quadro più chiaro delle proprie prestazioni. Questo approccio basato sui dati consente di identificare i punti di forza da sfruttare e le debolezze da affrontare. Dati finanziari e operativi solidi forniscono una solida base per la crescita. Facilitano la pianificazione strategica e l'allocazione delle risorse. In definitiva, ciò si traduce in una maggiore efficienza, redditività e competitività sul mercato. Senza una chiara comprensione dei dati finanziari e operativi, le aziende navigano alla cieca. Rischiano di perdere opportunità e di prendere decisioni che incidono negativamente sui loro profitti. In un panorama imprenditoriale competitivo, i dati non sono solo importanti, sono essenziali. I documenti finanziari forniscono una miniera di informazioni sulle prestazioni di un'azienda. Questi documenti sono generalmente preparati su base regolare e offrono un'istantanea della salute finanziaria dell'azienda. I documenti finanziari chiave includono bilanci, conti economici e rendiconti finanziari. Il bilancio fornisce un riepilogo delle attività, passività e patrimonio netto di un'azienda in un determinato momento. Offre uno sguardo sulla posizione finanziaria dell'azienda. Il conto economico, invece, dettaglia le entrate e le spese di un'azienda in un determinato periodo di tempo, rivelando la sua redditività. Il rendiconto finanziario tiene traccia del movimento di cassa in entrata e in uscita da un'azienda, evidenziandone la liquidità. Questi documenti finanziari sono generalmente reperibili tramite i registri interni dell'azienda. Le società quotate in borsa sono tenute a depositare i propri bilanci presso gli organi di regolamentazione, rendendoli accessibili al pubblico. Gli indicatori chiave di performance, o KPI, sono come i segni vitali per le aziende. Offrono misurazioni quantificabili delle prestazioni in varie aree. Monitorando i KPI, le aziende acquisiscono una chiara comprensione dei propri progressi verso i propri obiettivi. Possono identificare le aree in cui eccellono e le aree che richiedono attenzione. Scegliere i KPI giusti è fondamentale. Gli specifici KPI più rilevanti variano a seconda della natura dell'attività e dei suoi obiettivi. Alcuni KPI finanziari comuni includono il margine di profitto lordo, il margine di profitto netto e il ritorno sull'investimento. Queste metriche forniscono informazioni sulla redditività e sull'efficienza di un'azienda nell'utilizzo delle proprie risorse. I KPI operativi, come la rotazione dell'inventario, il costo di acquisizione del cliente e il valore a vita del cliente, offrono una panoramica sull'efficienza operativa e sulle relazioni con i clienti di un'azienda. Sezione 4. Svelare le informazioni dai dati operativi. I dati operativi forniscono una visione dettagliata delle attività quotidiane di un'azienda. Analizzando i dati operativi, le aziende possono identificare modelli e tendenze. I dati di vendita rivelano i prodotti più performanti. I dati sui costi mostrano le abitudini di spesa. Ciò può portare a una maggiore redditività. Navigare nel futuro con le previsioni di flusso di cassa. Il flusso di cassa è la linfa vitale di qualsiasi attività commerciale. Le proiezioni future del flusso di cassa consentono alle aziende di anticipare il proprio fabbisogno finanziario. Identificano potenziali carenze e adottano misure correttive. Proiezioni accurate sono cruciali per ottenere finanziamenti da investitori o istituti di credito. Trasformare i dati in informazioni utili. La raccolta dei dati è solo il primo passo. I dati devono essere analizzati e trasformati in informazioni utili. Ciò comporta la raccolta e la pulizia dei dati, garantendone l'accuratezza e la coerenza. Fogli di calcolo e database sono strumenti preziosi. Consentono di archiviare e manipolare i dati. Le aziende possono applicare tecniche analitiche. L'analisi dei dati è un processo continuo,
monitorare i progressi e adattare le strategie.